Invece per i protestanti era simbolico, cioè era una cena, non era un sacrificio, non c'era spargimento di sangue. Il fatto nuovo che cambia quanto si sapeva sul processo di Galileo è avvenuto quando negli archivi del Sant'Uffizio è stato ritrovato un documento eccezionale, un manoscritto anonimo siglato come G3. È quasi certamente opera dei gesuiti, che non si limitano quindi a contrastare l'atomismo di Galileo pubblicamente tramite il libro firmato a nome Lotario Sarsi, ma compiono un passo molto più grave, denunciando Galileo come eretico al Tribunale dell'Inquisizione. Questo documento era accompagnato anche da una perizia teologica ed era una analisi, una consulenza prestata da un consultore del Sant'Uffizio che non si firma, ma che riconosce la legittimità delle accuse portate all'atomismo del Galileo. Il parere teologico positivo implica che l'accusa venga accolta dal tribunale, ma quando Galileo viene processato e condannato, si parla solo di copernicanesimo. Dell'altra gravissima accusa, l'atomismo, non c'è più traccia. Come mai? Si deve ammettere che questa accusa è stata tacitata, è stata insabbiata. Questa scoperta ci fa intuire che il processo a Galileo si è svolto in un modo sorprendentemente diverso da come viene ricordato. Galileo è il protetto di Papa Barberini e subisce il contraccolpo delle difficoltà in cui viene a trovarsi il suo augusto protettore. Bisogna collocare la decisione del Papa di sottoporre Galileo a un processo molto clamoroso e platealmente divulgato in tutta Europa nel 1632, quando la guerra con le potenze protestanti volge al peggio per la Chiesa cattolica e per